Tanta gente viene qui e le porta le fotografie dei morti. Sì, quando le vedo dico come stanno, se hanno bisogno, se vogliono dare un consiglio ai propri parenti. E lei dà ai parenti un conforto? Spero di sì, da perché siano comportate almeno. Di ognuno di noi, dietro ognuno di noi, lei vede l'angelo custode? Ma non tutti, c'è che sì, c'è che no. E perché alcuni sì, alcuni no? Forse sono gli occhi miei che non vedono. Le posso chiedere, lo vede il mio angelo custode? Qualche volta sì. Lei continua ad avere una relazione, un dialogo con la Madonna ancora oggi? Sì, con la Madonna, con Gesù e con le anime del pregatore. Posso chiederle come la vede questa Madonna? È bellissima, non ci può descrivere la bellezza. E le parla, le racconta? Certo, non mi racconta, mi parla qualche cosa. Parla, mi dice che vuole moltiplicare i cenacoli di preghiera. Tantissima gente che continua a venire qui ed è convinta di aver avuto da lei un miracolo. Lei no, come, quale miracolo? Il miracolo le fa il Signore. Io faccio solo preghiere e ci offro le mie povere preghiere per la gente. E poi la Madonna che fa il miracolo. Quando vengono e dicono vi ringrazio, non a me, alla Madonna dovete ringraziare. Nessuno può sostituire la Madonna e non Gesù per fare il miracolo. Lei ha sempre detto, io non guardo, non vedo il futuro della gente. No, no. Ma lei ha avvertito tanta gente di un male che stava per arrivare. No, io non è che un consiglio ci do attraverso l'angelo. Ma non che ci dico, tale giorno ti finisce, tale giorno muori, oppure vive. No, perché è il futuro.